Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete capito, non farò un trucco di magia, bensì un tutorial che ho voluto fare perché è un metodo che adotto anch'io e volevo farvelo vedere in modo che possiate adottarlo anche voi, che è un metodo efficace per velocizzare il caricamento dei video su YouTube, perché come ben saprete il caricamento è diventato una cosa impossibile, cioè per caricare video di pochi minuti ci vogliono ore e ore e ore. Con questo metodo che vi spiegherò oggi invece potrete caricare i video in una mezz'oretta e... Eccoci qua, al desktop. Allora, per caricare i video più velocemente abbiamo bisogno di un programma, che è questo programma qui che state vedendo, ovvero Format Factory. Format Factory è un programma che serve per convertire i file. Quindi è un convertitore. Voi cosa farete? Lo scaricherete, il link ve lo lascerò anche in descrizione, ma comunque basta andare su Softonic e cercare Format Factory. Una volta aperto si presenterà in questo modo, e la versione 3.2.0, e lo userete in questo modo. Allora, io oggi ho fatto un video, ecco qui, che dura 18 secondi, quindi di dimensione 67 mega, e quindi già ci vorrebbe un bel 40 minuti per caricarlo. 18 secondi di video, 40 minuti, e già così sarebbe tanto. Noi cosa facciamo? Lo trasferiamo in Format Factory e lo convertiamo in MP4. Ok, aspettiamo un attimo che lui finisca. Intanto vi devo dire una cosa, dovete però avere un'accortezza. Infatti, la maggior parte dei programmi di video editing, per esempio io Pinnacle Studio 16, ma credo anche After Effects, non supportano il file in MP4. Quindi rischiate poi che non il vostro programma non supporti il video. Allora voi cosa farete? Dovrete prima montarlo tutto. Una volta che avete fatto tutto, prima di caricarlo lo convertirete. In questo modo velocizzerete il caricamento, ma potrete fare tutte le modifiche che volete. Ok, quindi terminata la conversione, ve l'avrà salvato nel desktop. Adesso eccolo qui. E come vedrete sarà in MP4. Andiamo a vedere, l'AVI aveva 67 mega e 5, adesso 1 mega e 67. Quindi come vedete si è ridotta notevolmente la dimensione. Quindi se prima ci avreste impiegato 40 minuti a caricarlo, adesso in 4-5 minuti ve lo carica. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e ho voluto fare una cosa un po' particolare. Grazie e al prossimo video. Allora.